bello questo libro. Sono le prime parole che mi vengono in mente per presentarvi Memoria delle mie puttane tristi di Gabriel García Márquez, libro che è stato scritto, l'ultimo libro di questo autore, scritto prima di morire. Libro che, nonostante il titolo, no, che suggerisce qualche curiosità un po' morbosa, in realtà è un libro sulla vecchiaia che descrive questo momento della vita con grande dolcezza, con grande sensibilità e anche non sotto un aspetto negativo, anzi sotto l'aspetto giocoso di questa età, sotto l'aspetto, ma non, no, non dico felice perché non è mai un'età, non è un'età felice quella della vecchiaia, ma insomma l'aspetto giocoso, divertente quasi, insomma, no, perché quali sono le caratteristiche fondamentali che io trovo in questo libro? Sono prima di tutto la leggerezza, che di per sé è un segno di grande qualità, di grande capacità narrativa e anche stilistica. Questa capacità di distacco che ha chi riesce a essere leggero, cioè questa capacità di vivere le esperienze, di aver provato le passioni, il dolore, la sofferenza, la felicità. E nel momento in cui la dice, la traduce in parole, riesce quasi a distaccarsi da se stesso e a guardare tutto dall'alto, a considerare il tutto come se non fosse lui il protagonista, insomma, come se dentro non ci fosse il suo dolore, le sue passioni, la sua vita, ma un po' la vita di tutti, insomma, no? Quelle cose in cui tutti si riconoscono, senza essere poi sopraffatto dal peso che queste passioni poi lasciano dentro di noi, no? Il rimpianto, insomma, il rimorso, tutte queste cose qua che spesso appesantiscono, aggravano quello che si scrive, insomma. Quindi questo senso di distacco dal tutto, no? Che permette di vedere poi anche la propria vita e anche il proprio presente. Sì, con leggerezza. E quindi di scriverlo con un tratto che è quello dell'ironia, dell'autoironia, che anche questo, insomma, ci porta quasi a divertirci, no? A godere del clima che viene proposto in questo libro, in questo racconto. Quindi autoironia, quindi considerazione della propria vita, della propria, ma più che non tanto del passato, anche proprio del proprio presente, insomma, un modo di vivere anche il presente con leggerezza, guardandosi dall'alto e di fare ironia su se stesso, sulla propria vita, pur non rinunciando a vivere, quindi a provare tutti i sentimenti, le passioni, insomma, le cose relative all'età. E quindi non rinunciare all'età in cui si vive, insomma, no? Non considerarsi già morti prima del tempo, non vedersi con l'immagine con cui gli altri tentano di vederti quando diventi un vecchio, 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 come hai il protagonista a 90 anni, no? Nel momento in cui compie 90 anni, ma rinunciare, insomma, all'immagine che gli altri si fanno di te e vivere per quello che tu hai dentro, per come ti senti ancora, nonostante l'età. Vivere e continuare a vivere le tue passioni. E qui si inserisce un po' il gioco delle donne, un po' il titolo, no? Perché questo personaggio ha vissuto tante esperienze amorose, ma sempre, diciamo, sotto la vena del rapporto sessuale, fine a se stesso, insomma, no? Del piacere. A un certo punto conta le donne che ha avuto, più di 500, insomma, no? Il catalogo, no? Madamina, il catalogo è questo, di un certo Don Giovanni. E esperienze che lui ha sempre voluto pagare, ma che in realtà non sono forse state, da come adesso le descrive, sempre soltanto esperienze di sesso e basta. E poi all'età di 90 anni, invece, succede qualcosa di assolutamente diverso, insomma, no? Succede qualcosa che fa sì che lui, pur cercando un'esperienza sessuale, in realtà trovi un'esperienza amorosa, la quale non ha più la componente sessuale, ma
diciamo forse per sua scelta, no? Non tanto per una necessità, per una impotenza. Cioè succede qualcos'altro, insomma, e lui a questa età scopre quell'amore che durante tutta la vita poi in realtà aveva fuggito, insomma, non aveva preso in considerazione, non c'era stato, dell'amore soltanto la componente fisica, mentre adesso le cose si invertono, insomma, e scopre anche, diciamo, le pene d'amore, insomma, no? Questa cosa che gli cambia questo momento della vita, insomma, che gli fa provare una passione, quindi che lo porta a comportarsi in maniera diversa come mai si era comportato prima. E anche qui il coraggio di ammettere queste sue debolezze, questa sua nuova vitalità che trova non a caso a 90 anni, proprio scaturita dal rapporto con una adolescente, con una giovanissima ragazza. E il suo coraggio, insomma, no? Di descrivere tutto questo. Con questo tratto leggero, pieno poi di battute, di frasi che poi rimangono, insomma, di piccole pillole di verità, di saggezza che ci vengono continuamente ammanite, insomma, durante tutto lo svolgimento del racconto lungo, del romanzo breve. E lui per queste cose, insomma, si ispira evidentemente, perché poi viene anche fatta la citazione all'inizio del libro a un altro libro che ha per oggetto qualcosa di simile, che è il libro di Kawabata, La casa delle belle addormentate. E questo libro ve lo cito anch'io perché mi è capitato di leggerlo e anzi ne ho fatto una lettura ad alta voce, che potete trovare sempre in rete, che potete ascoltare gratuitamente, ovviamente. Anche qua è una lettura integrale. Sono due libri che non si equivalgono, lo stile della scrittura è diverso, l'argomento può essere simile, insomma, quindi riunisce un po' l'argomento, ma con due sensibilità, due mondi, due atmosfere, due culture, anche secondo me profondamente diverse. Ma è utile, insomma, secondo me, anche fare il raffronto. Il tempo di questo libro, la durata, che ormai, come dicevo un'altra volta, si calcola in minuti più che in numero di pagine, è circa di 2 ore e mezzo. Quindi 2 ore e mezzo è il tempo di un film. E come uno trova il tempo per guardarsi un film dall'inizio alla fine, quando non è disturbato, magari quando paga il biglietto riesce ad andare in una sala. Così sarebbe bello che qualcuno trovasse il tempo per ascoltare questo libro dall'inizio alla fine. Insomma, è un libro che poi è una storia che ti trascina, insomma, no? Arrivi facilmente alla fine. E l'esperienza bella allora diventa quella di potersi mettere magari al buio, sdraiati, insomma, con gli occhi chiusi e immaginare. Cosa bella del racconto, della lettura è questo, no? Questa possibilità di immaginare, di non avere queste facce, questi profili, questi corpi già scolpiti, già definiti, insomma, da chi te li rappresenta visivamente, ma di sentirli attraverso le parole, insomma, e di dare noi il nostro volto, il nostro corpo, insomma, queste persone attraverso l'immaginazione e lasciarsi andare al fascino delle parole, soprattutto quando sono così ricche, così belle, così emozionanti come ce le sa dire Márquez. Buon ascolto per chi abbia voglia di ascoltare questo mio modesto consiglio. Alla prossima!